attimo, parlando appunto con Michele, dicevamo fosse opportuno appunto in questi quattro anni, quadriennio, abbastanza difficile con, perché è stato il quadriennio del Covid, nonostante tutto, come continuo a dire, la didattica e divulgazione ha tenuto alta la bandiera appunto dell'osservatorio, soprattutto con l'attività sul territorio e anche altre attività che ora sia da niente. Nonostante certo l'impossibilità di ospitare. Vi lascio la parola a Daniele, senz'altro. Grazie mille. Allora, come ha detto bene il direttore, ci sembrava opportuno fare una relazione un po' su quello che è successo in questi quattro anni e mezzo, diciamo, perché io ho preso servizio, diciamo, come coordinatore di didattica e divulgazione dall'estate del 2018, più o meno. Quindi è un quadriennio, quinquennio, ho scritto quinquennio perché, però, diciamo, beh. Allora, esatto. Allora, nella relazione, allora, intanto alcune, diciamo, semplicemente premesse che servono a chiarire il contesto. Io ho inteso, anche in accordo con la direzione, il compito, diciamo così, come un compito di coordinamento, per cui non è che, diciamo, sia stato proprio un addetto al servizio, in quanto non avrei neanche avuto il tempo, quindi l'ho fatto un po', non dico nei ritagli di tempo, ma diciamo quando avevo la possibilità, con grande passione, con grande dedizione, perché è una cosa che mi piace, però fin da subito l'idea era quella di cercare di coordinare anche le iniziative di colleghi dell'osservatorio, quindi non c'era, diciamo, nessuna pretesa di essere esaustivi. Quindi in questo senso occorre anche specificare che alcune attività non sono ricomprese in questa relazione. Prima di tutto alcune attività che sono state portate avanti in autonomia da colleghi e che per motivi che non che possono essere i più vari non hanno valutato o non hanno pensato di portare avanti queste attività in autonomia perché magari legate a dei progetti di ricerca, perché semplicemente diciamo non quadrava. Quindi per queste attività che non ricadono, pur essendo attività di divulgazione, ma non ricadono sotto così il coordinamento dell'osservatorio, ci sarà, diciamo, ci saranno delle relazioni autonome laddove ritenuto opportuno e necessario. Altra cosa che non è compresa in questa relazione sono, qui si chiama didattica e divulgazione, però non c'è la parte di didattica cosiddetta di alta formazione, per cui non viene riportato nulla sull'attività fatta nei confronti degli stagisti, dei tesisti, dei dottorandi, che riguardano, diciamo, un'altra sfera, cioè una didattica, diciamo, anche qui seguita dai responsabili di ricerca e dai gruppi di ricerca fondamentalmente. Quindi detto questo, mi scuso, non sono riuscito a preparare una presentazione perché ho avuto un po' di problemi familiari e abbiamo un ritorno e quindi dovresti togliere l'audio perché ecco, quindi diciamo è stata caratterizzata da questo spirito di collaborazione. Ecco, allora come suddividere, quindi ho in realtà un documento che poi renderò disponibile, anzi a cui chiederei poi di ciascuno di voi di contribuire per quello che sicuramente avrò dimenticato, avrò omesso nelle varie attività, quindi non prendetelo come oro colato, è semplicemente una bozza che non sono riuscito a completare, non sono riuscito a fare la presentazione per questo motivo, però diciamo seguo questa traccia e mi scuserete. Allora, il come suddividere le attività è, diciamo, arbitrario, però anche su indicazione della didattica e divulgazione nazionale, perché sicuramente lo saprete, però anche questo forse merita di precisarlo come premessa,
l'attività di didattica e divulgazione dell'Osservatorio di Torino non è la didattica e divulgazione dell'Osservatorio di Torino to cure, ma è il servizio, un'attività di didattica e divulgazione che è svolta, diciamo, in dipendenza dalla didattica e divulgazione nazionale. Esiste ormai da alcuni anni un coordinamento della didattica e divulgazione INAF. Coordinatore è stato Stefano Sandrelli per diversi anni, poi da 2 o 3 anni è invece la collega Caterina Boccato di Padova. E quindi, diciamo, gran parte dei fondi e anche delle indicazioni su quali siano le attività da perseguire, quindi c'è una programmazione comune, ecco, fondamentalmente. Quindi si uniscono questi due aspetti, un'esigenza di una programmazione comune per dare a INAF una visibilità, appunto, unitaria, anche a livello nazionale, no? Quando c'è un evento lo si fa magari in tutte le sedi italiane, senza obbligo, però chiaramente si va in quella direzione, e poi c'è anche l'esigenza di salvaguardare le specificità locali, per cui c'è un po' questa doppia anima. E anche su indicazione della didattica nazionale, didattica e divulgazione nazionale, l'indicazione era di suddividere, diciamo, grosso modo, le attività in quelle che sono le attività rivolte alle scuole, quindi potremmo dire più legate alla didattica, e le attività legate invece alla divulgazione, quindi più per un pubblico generico. Poi non è mai una suddivisione in categorie così precisa, però diciamo questo. Quindi io nella relazione a questa suddivisione mi sono attenuto. Allora, per quel che riguarda l'attività per le scuole, farò una carrellata, non riuscirò a parlare di tutto, questo è semplicemente una panoramica per sommi capi, vi riconoscerete in qualcuna delle attività a cui avete collaborato, che avete promosso anche voi. Una di queste attività per le scuole è Astronomo per un giorno. Astronomo per un giorno è il tentativo di declinare una visita all'osservatorio fatta in modo strutturato. È stata fatta un'attività pilota nel tarda primavera del 2019, in collaborazione con Centro Scienza, ed è un'attività che, come alcuni di voi sapranno, era strutturata come una visita, una mattinata, nostro non per un giorno, pensato per le scuole, gli alunni vengono una mattinata qui in osservatorio e fanno l'attività dell'astronomo, ovviamente, per quanto loro possibile. L'idea è stata fatta in questo modo, si incontra un astronomo che a rotazione non era mai lo stesso, ovviamente, che un po' della propria ricerca li accoglie, poi c'è una visita all'osservatorio per far vedere le strutture, far vedere i telescopi, eccetera. C'è l'osservazione del Sole, ovviamente, al telescopio, di altre attività laboratoriali, ci sono anche l'utilizzo di, per esempio, spettrografi, dei telescopi Nacalf, insomma, quindi un'osservazione del Sole un po' variegata, e poi un laboratorio pratico, attivo. Anche qui il laboratorio non è tutte le volte lo stesso. L'idea, l'abbiamo pensato di farlo il lunedì il planetario è chiuso, in modo da non creare delle sovrapposizioni che magari potrebbero essere fastidiose sia dal punto di vista del pubblico sia dal punto di vista anche delle attività. È andato tutto benissimo, ottimo ritorno, abbiamo fatto una campagna di promozione verso le scuole, abbiamo avuto una richiesta che era 3 volte la possibilità, perché ovviamente possono venire 2 classi, un totale di 40 ragazzi massimo per ogni lunedì, questo definisce quante classi possono partecipare. La richiesta era 3 volte superiore alla disponibilità, quindi siamo partiti molto contenti, e poi a febbraio c'è stato il Covid, quindi l'attività è stata iniziata, organizzata con grande dispendio di energie e risorse, e poi ha dovuto essere interrotta. Quindi noi quello che siamo riusciti a fare sostanzialmente nella parte del progetto pilota con l'attività vera e propria è coinvolgere queste scuole, e come ho scritto qui, da febbraio 2020 siamo stati costretti a interrompere e non abbiamo più potuto da allora riprendere. Alcune di queste scuole che ci avevano contattato sono poi state ricontattate da noi per proporre un'attività nella loro sede, perché attualmente, non so se sapete, le attività qui in osservatorio sono ancora sospese. Quelli che hanno collaborato. L'altra cosa è il PCTO, quindi percorsi per competenze trasversali e l'orientamento, la vecchia alternanza scuola-lavoro. Noi abbiamo delle convenzioni con numerosi scuole secondarie e superiori della zona, quindi abbiamo il Liceo Monti di Chieri, abbiamo l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Arona, sono delle collaborazioni che ci sono, diciamo, tradizionalmente, e altre che invece sono venute. Allora, io qui ho cercato di
listare tutto quello che era mia conoscenza. Quindi se qualcuno di voi ha fatto delle attività di PCTO e magari io non lo so, se mi vuole mandare una mail io le aggiungo e così cerchiamo di dare una panoramica il più possibile esaustiva di queste attività. Perché ho chiesto a Annalisa, che è responsabile per la parte amministrativa, ma lei mi dice io posso dirti quali sono le convenzioni, ma poi nello specifico non so in realtà quali attività sono state fatte. La convenzione è una convenzione di carattere generale, il progetto viene diciamo stilato sulla base della convenzione, che tipicamente ha una durata o annuale o triennale, il progetto viene stilato alla bisogna quando ci sono degli studenti che sono interessati all'attività proposta. Anche col liceo Paleocapa di Rovigo si è installata una bella collaborazione su parecchie attività sono state fatte diciamo in questa forma del PCTO. Sì? Appunto, in pieno Covid come funzionavano? In Covid si è lavorato in DAD, sì, è stato molto più difficile, ovviamente anche lì c'è stata una riduzione, però non si è, diciamo, cancellato completamente, sono state fatte delle attività in DAD di PCTO, è una delle cose che si potevano fare, sì, con le scuole, esattamente. Anche a seguito proprio di questo, come diceva il direttore, abbiamo potenziato un'attività che già c'era, che erano gli interventi nelle scuole, con un progetto che abbiamo chiamato Cielo a Scuola, che riprende il nome di Cielo a Scuola, era un progetto che aveva già portato avanti Alberto Cora, che era il predecessore, no, di attività nelle scuole, sia verso i docenti sia verso gli studenti. L'abbiamo diciamo un po' modificata, adattata alla nuova situazione del Covid, e l'abbiamo anche proposta in collaborazione, abbiamo cercato di fare rete, adesso non lo dirò tutte le volte, ma abbiamo cercato di fare rete e quindi di proporre anche queste attività, inserirle in eventi e manifestazioni o attività promosse da altri istituti. Per esempio, mi troverete, alle volte ci sono dei doppioni perché abbiamo collaborato con Centroscienza, Centroscienza fa le settimane a scuola, le settimane della scienza, che si declinano anche nelle settimane a scuola, quindi noi abbiamo proposto i nostri interventi nell'ambito delle settimane a scuola. Il Politecnico di Torino aveva fatto una biennale tecnologia proprio nel periodo del Covid, in cui proponeva alle scuole dei laboratori in didattica a distanza, e noi abbiamo proposto i nostri laboratori. E quindi diciamo troverete anche, abbiamo inserito questa attività, non è solo autonoma, ma in alcune attività promosse da enti con cui abbiamo collaborato. E qui avete praticamente un riassunto. Sostanzialmente noi siamo partiti, scusate qua schizza, ma ok. Siamo partiti già dal 2017, quindi in periodo pre-Covid, con un'attività. Quindi come si svolge? È di fatto un astronomo per un giorno un po' più ridotto, adattato, e andiamo a farlo nei locali scolastici. Quindi dura, dipende, però tipicamente la formula ormai assodata è la durata di un'ora e mezza, due ore, un incontro con una classe, e con questa alle volte si uniscono due classi, però non funziona tanto bene, meglio farlo con la singola classe. E questa ora e mezza, due ore, si divide più o meno in metà, un incontro, di nuovo, una chiacchierata con gli astronomi, in cui si parla di astronomia, poi abbiamo anche sviluppato un canovaccio che andavamo a raccontare, poi in realtà questa attività è stata portata avanti principalmente da me, da Carlo e da altri, ma molti altri colleghi hanno collaborato magari con loro interventi, quindi poi ognuno la strutturava un po' come preferiva, no? Roberto Silvotti sei andato lì all'istituto lì a provincia di Piacenza, lì avrei fatto una cosa adatta a te, diciamo, no? Quindi non è che ci sia, come dire, non c'è un formato standard. Ecco, io vi racconto più o meno la gaussiana, più o meno quello che è il centro. Qui vedete appunto il riassunto di quelle che sono state le attività. Quindi divise per tipologie di scuole superiori, scuole medie, scuole elementari, scuole materne. Il numero stimato, è difficile fare un calcolo preciso perché non sempre abbiamo preso i numeri, non sempre era facile contare, però il numero stimato di studenti e di docenti raggiunti anno per anno. E vedete che si è iniziato soprattutto con un intervento nelle scuole superiori e poi, soprattutto poi col Covid, gli interventi sono shiftati verso scuole elementari e scuole medie soprattutto, proprio perché c'era una richiesta pazzesca. Nel 2020 ci hanno proprio quasi implorato le scuole di fare qualcosa, perché avevano questi bambini che non avevano praticamente nessuna attività oltre alla didattica a distanza, o poi quando sono tornati in presenza l'attività in classe con l'insegnante, no? Quindi c'era questa esigenza di avere un qualche intervento esterno. Devo dire che sono stati molto ben apprezzati, vedete sono in continua crescita, e diciamo che in tutta l'attività del cui sono sforato nel 2017 perché avevo anche i dati, insomma, diciamo
siamo arrivati a coprire i numeri che vedete lì, cioè parecchie migliaia di studenti, insomma. E devo dire, un'attività che è stata molto apprezzata. Noi in molti casi abbiamo anche somministrato un questionario di gradimento. Terminavamo tipicamente le nostre lezioni, i nostri interventi, dicendo adesso faremo una verifica complicatissima, sono ben due domande, ma sono difficilissime. Cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto? Allora poi dopo insieme. E noi abbiamo conservato tutti, non tutti ce l'hanno restituito, però diciamo un buon 50%, anche di più, ce l'hanno restituito. E devo dire che il 95% delle valutazioni erano positive. Poi c'era magari quella lì, non avete spiegato quello, volevo ancora sapere quello, non me l'avete detto, oppure purtroppo oggi faceva brutto, tra le cose che non sono piaciute, non ho potuto vedere il sole, no? Perché appunto anche nelle scuole la seconda parte era alla fine dedicata all'osservazione del sole, di nuovo in H-alfa, il filtro neutro, e la cosa che piace di più è bruciare le foglie con la lente per far vedere la potenza del sole. Quella la facevamo per ultimo perché poi non li recuperavi più. Magari nel fatto dopo sarebbe anche interessante per un'idea della distribuzione geografica. Cioè sì, no, la distribuzione geografica non l'ho messa, tenete conto che Torino città, Torino cintura, posso farlo se Torino cintura e Cuneo, Savigliano, Mango, Neve, un po' nelle Langhe, così, e poi qualcosa in giro, Piacenza, Rovigo, perché abbiamo magari dei legami storici o... Cultura per i astronomi di mondo. Ma allora, è stato bellissimo, questa ovviamente è una cosa che negli ultimi due anni ha impegnato parecchio, essendo chiuse le attività qui, abbiamo puntato molto su questo, e delle soddisfazioni pazzesche, perché per esempio in una scuola, all'Istituto Palazzeschi, una scuola media di... Io racconto la mia esperienza che ho vissuto io, poi voi potreste raccontare la vostra, anche Lucia è andata, cioè molti di voi sono andati. Però questa me la ricordo, che c'è una ragazza di terza media che fa, io da grande, alla fine, no, dell'intervento, io da grande volevo fare la carriera militare, prima non in famiglia aveva... Io da grande volevo fare la carriera militare, non ho cambiato idea, io faccio l'astronoma, proprio deciso. Quindi sarebbe interessante anche, no, a valle di questo, tra 10 anni, così, vedere quali sono le iscrizioni a fisica, alla specialistica di astronomia, no? Perché secondo me gli abbiamo dato un bel... Veramente si parla... Come di... No, ma ce l'ha detto così, in camera, in separata sede, in camera capitale. No, vabbè, ma poi al di là di quello che realmente succede, però io penso che un'attività di... chiamiamolo bombardamento, ma in senso buono, no? verso gli studenti, alla fine statisticamente un qualche risultato lo deve avere. Adesso non voglio dilungarmi troppo, non voglio neanche scocciarvi troppo, quindi andiamo avanti. Daniele, scusa. Ma Daniele, questo è giusto per darvi un esempio, no? L'attività nelle scuole elementari, abbiamo proposto una cosa che cascava a fagiolo, cioè Abbiamo parlato del sistema solare, ovviamente mi scuseranno gli astronomi che si occupano di altro, ma è la cosa un pochino più forse afferrabile, no? Anche dai bambini, soprattutto dai più piccoli, elementari e le medie, come avete visto siamo andati soprattutto in quella tipologia di scuole più di recente, e abbiamo qui un gruppo solare forte, per cui far vedere il sole, raccontare del sole è stato facile, no? Quindi questo era uno degli aspetti. L'altro aspetto è legato a Prisma, che sapete è un progetto che seguo io, ma non è che l'ho fatto perché mi veniva facile, ma anche proprio perché ci sono una serie di elementi che hanno costituito la narrazione perfetta, no? Perché c'è l'asteroide, quindi Near Earth Object, l'asteroide che è cascato sulla Terra e ha provocato l'estinzione dei dinosauri, quindi parli di quello, già solo quello. Poi c'è la meteorite che abbiamo ritrovato, che ha ritrovato in realtà il cane che ritrova la meteorite, è anche venuto Davide Gaddi, ritrovatore, in alcune scuole, perché gli piace andare, diciamo, a raccontare questa storia. Quindi questo era veramente molto apprezzato e gettonato. Quindi parlavamo... Sì, esatto. Adesso qui non l'ho messo, però quando c'è stata quella, ovviamente parlavamo della missione DART. Poi Carlo aveva preparato un elenco di link a video, a approfondimenti, che è diventato veramente quasi una Bibbia di questi argomenti. C'era dentro la partenza dell'Apollo 11. Cioè, abbiamo cercato di dare, ovviamente, al di là di quello che poi... L'idea è dare delle suggestioni, no? Non tanto dare delle nozioni. Cioè, quello che diciamo sempre ai docenti è, se noi uscendo di qua
siamo riusciti a far capire che fare scienza in generale, astronomia in particolare, è una cosa appassionante e divertente, abbiamo raggiunto l'obiettivo, al di là di quello che poi sono riusciti a capire o a ricordare, perché se abbiamo dato quel, se abbiamo dato quella cosa in due ore, è una cosa che gli rimarrà, e quindi magari andranno a cercarsi un libro piuttosto che una sera si metteranno lì col binocolo a osservare il cielo. Insomma, questo era, era l'obiettivo principale. Anche da parte dei docenti, voglio dire, abbiamo avuto riscontri positivi. Qui avete, ecco, poi lo vedrete nel documento, se ho dimenticato, ho cercato di tenere traccia di tutto, ma dimenticanze possono succedere. Se vi scorrete, qui sono tutti gli interventi che abbiamo fatto, che sono quelli che abbiamo listato là, sono abbastanza impressionanti, no? Con l'aiuto di tutti, ovviamente. Ok, sempre per le scuole, ovviamente è tutta un'altra cosa, però altrettanto interessante, utile e bella, sono le Olimpiadi di Astronomia, che non ho seguito in prima persona, c'è qua il responsabile Alberto Vecchiato, che l'ha seguito negli ultimi anni, che ha avuto la gentilezza di scrivere lui la... Per cui se vuoi ti do la parola a due minuti, se vuoi illustrare brevissimamente, se no faccio vedere la tabella, ma non, io non avendo partecipato, magari tu invece puoi dare qualche notizia, dico un secondo. Due minuti due, giusto per... Ecco, io metto le tabelle. Va bene le tabelle, così puoi commentare le tabelle. Sì. Ho il microfono direzionale. Allora, semplicemente, forse più o meno tutti sapete cosa sono le Olimpiadi di Astronomia, che non sono più le Olimpiadi di Astronomia. Non si possono più chiamare così. Si devono chiamare campionati di astronomia, perché c'è stato... un avvertimento da parte di qualche comitato olimpico, eccetera, eccetera, per cui le Cortina 2020, Cortina 2026, per dire un ecco, caso. Ecco. Non si possono più chiamare, perché pare che sia tipo un marchio registrato, un comunque un nome che gli antichi greci probabilmente ne avrebbero qualcosa da ridire, ma pazienza. Ma questo non è solo per le Olimpiadi di Astronomia, per tutti gli eventi olimpici, quindi fisica, latino, letteratura, chimica, quello che volete, non si possono più chiamare Olimpiadi, quindi da quest'anno ci chiamiamo campionati di astronomia, va bene. Come tutti i campionati abbiamo le serie, quindi serie oppure no, e i bebili, com'è che si chiamano, le categorie, ecco, insomma, quindi abbiamo... Junior 1, Junior 2, Senior, e da quest'anno abbiamo i Master. Si dividono per età, sostanzialmente. Junior 1, banalmente, partecipano quelli delle medie, di terza media. Poi Junior 2 sono quelli dei primi due anni delle superiori. Poi Senior sono la terza. Junior 2 sono il primo anno delle superiori. Senior sono seconda e terza, e poi Master adesso, da quest'anno, sono gli ultimi anni delle superiori. Questo perché, sì, insomma, in qualche modo li accompagniamo fino alla fine del percorso scolastico, e anche per riuscire magari eventualmente ad aumentare il numero di partecipanti. E, boh, tanti effettivamente erano dispiaciuti alla fine, quando finiva l'ultima edizione senior, eccetera, di non poter più partecipare. Magari posso così, all'università poi gli passa la voglia e quindi siamo a posto così. Comunque, le Olimpiadi sono sostanzialmente una manifestazione in cui, diciamo, in pratica quello che si fa è coinvolgere gli studenti con degli esercizi di tipo teorico, pratico e osservativo, a seconda, per cercare di fornire loro delle cognizioni di astronomia che normalmente non ci sarebbero, perché ci sono non è materia curricolare l'astronomia, a parte qualche piccola nozione. Quello che però si vuole, al di là della competizione, è cercare di diffondere, come per voi, insomma, intanto la conoscenza che esiste qualcosa che si chiama astronomia, e in secondo luogo di dare eventualmente l'opportunità di appassionarsi a questa materia, se è possibile. Ma noi vogliamo sapere, Torino, come siamo andati? Quest'anno siamo andati da Dio. Abbiamo avuto uno studente, un certo Matteo Tivan, che è un veterano dell'astronomia. Ecco, c'è da dire una cosa.
bisogna distinguere la quantità dalla qualità. Ci sono sedi che sono seguite molto di più, ma faccio un esempio tanto su tutti. A Reggio Calabria ci sono centinaia. Angela Bisiano. Esatto, ci sono centinaia di partecipanti. Uno dice, ma come mai di centinaia e qui da noi, vabbè, qualche decina, insomma, un centinaio, una cosa così. Perché? Banalmente, in quel posto lì la responsabile è un'insegnante in pensione, è appassionata di questa cosa, ha quindi ha un sacco di contatti. Mi va a prendere a casa. Esatto. segue solo quello. Ha proprio contatti con tutte le scuole della Calabria e ha un planetario al quale appoggiarsi e che dirige e che fa tutta una serie di attività dedicate solo a quella roba lì. Sì, lo so. Anche noi l'avremmo. È diverso, nel senso certo. Che ogni cosa è fatta per le Olimpiadi di Astronomia. Certo. Quindi... Fatto tutto in funzione di quello. Esatto. Però noi, malgrado ne abbiamo pochi, tu dici questi pochi sono buoni, chiaramente. Esatto. Ora, è chiaro che nella quantità emergono anche tante eccellenze, ma secondo me è notevole il fatto che nonostante i nostri numeri non siano a livelli di quelli di Angela Misiano, attenzione, questo è fuori scala, sì, cioè certo. Se andate a vedere molto altre sede siamo molto più nella media, ecco. Abbiamo avuto nella storia diverse persone che hanno avuto ottimi risultati. Per farvi capire, vi devo ricordare che le Olimpiadi di Astronomia sono organizzate in diverse fasi. Prima c'è una fase di preselezione, quindi si presentano migliaia di persone, fanno delle prove e vengono selezionate. Da lì c'è la fase interregionale, si occupano le varie sedi locali di fare le prove, organizzarle, eccetera. Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. Esatto. Dopodiché c'è la finale nazionale che raccoglie tutti appunto quelli che sono passati dalla parte interregionale e alla fine qui c'è una premiazione, diciamo, dipende dall'anno, ma tipicamente siamo 20, 30 e 30, categoria junior 1, junior 2 e senior. E adesso vedremo con il master che cosa succederà quest'anno. Quindi questi 20 poi quindi, no, i vincitori di questi 20, 30 e 30 che sono una squadra di alcune unità, dipende dall'anno, 5, 6 in tutto tra le varie categorie, diciamo che siamo sotto la decina, ok? Vanno ai campionati internazionali come squadra. E anche lì ci sono la categoria alfa, le chiamano categoria alfa e beta, non passano nuclei di elio. Una cosa è che non ci sono le categorie che noi abbiamo junior 1, quelli delle medie non vanno agli internazionali, solo junior 2 e senior, sono le categorie alfa e beta. E lì come squadra appunto competono con altre squadre di altre nazioni. C'è da dire che mondiale già. Sì. Ci sono due in realtà organizzazioni olimpiche internazionali, c'è da dire. Quindi la nostra organizzazione olimpica internazionale raccoglie nazioni come Russia, Cina, alcune nazioni europee come la Grecia o cose del genere. Quindi tante volte quest'anno i campionati internazionali che comunque sono sempre stati in remoto sono stati fatti a Matera, mentre gli altri anni per esempio sono andati, che so, in Corea del Sud, sono andati in Crimea, no, forse in Crimea tanti anni fa, sono andati prima del 2014. Esatto. Ma però, per esempio, sono andati in Kazakistan una volta, mi sembra, sono sicuro. Va bene, io ti ringrazio. Se poi ci sono domande, approfondimenti. Quest'anno il finalista di Torino non solo è stato
uno dei vincitori, non c'è una classifica detta esplicitamente, ma dato, dato che facevo parte della giuria nazionale, posso dirvi che è stato il primo classificato? Vincere. No. Sì, l'hanno detto perché mi hanno accusato di essere juventino e di averlo fatto vincere. Ma se juventino, togliamo subito. Non sono juventino, quindi... Ok, cadevano le premesse. In ogni caso è arrivato primo e ha vinto praticamente anche un diploma di secondo livello che corrisponde alla medaglia d'argento alle Olimpiadi internazionali. Quindi non è il primo che fa risultati di questo genere, quindi siamo contenti. Comunque anche qui abbiamo ottenuto ottimi risultati. Va bene, grazie mille. Abbiamo avuto a Torino come... Ah sì, un po' come tirocinante anche, sì. È vero Matteo. Molto bene, grazie molto. Quindi avrete poi potete chiedere a Alberto se avete curiosità, comunque ci sarà la relazione sua che è stata molto insomma, ben scritta nel documento. Allora, poi abbiamo ripreso un corso di formazione per docenti che è arrivato alla sua quarta edizione che si terrà nel 2023, che stiamo organizzando. Diciamo, la prima edizione di questo nuovo corso è stata fatta nell'anno 2019-2020, ha visto l'iscrizione di 27 docenti, è stata fatta in presenza. Poi ovviamente col discorso della pandemia, di nuovo, questa è una costante, no? Voi dovete immaginare che c'è un periodo pre-pandemia, un periodo post-pandemia, come per tante cose. Abbiamo fatto un nuove edizioni del corso, ovviamente cambiando, tenendo alcune lezioni e cambiandone altre, perché abbiamo avuto anche docenti che poi hanno proseguito questa a seguire anche gli anni successivi. Siamo 27 docenti il primo anno, 59 il secondo e 70 il terzo, e quest'anno vedremo quanti sono. Abbiamo anche strutturato un po', direttore Alessandro Bempo, la vice direttore Carlo Ben, e ormai lo teniamo stabilmente nel periodo febbraio-maggio. Ci piacerebbe tornare in presenza, però non so se si riesce, anche perché poi a distanza c'è da dire il fatto che magari c'è quello di Cuneo, quello di Vercelli che non verrebbe a Torino per fare il corso, invece così se lo segue, anche se è meno efficace. Quindi troverete poi nella relazione, qui ci sono elencate tutte le lezioni tenute nei vari anni. Poi questo l'abbiamo anche inserito nel catalogo del CESEDI. Il CESEDI, non so se sapete, è un'altra delle nostre collaborazioni, il Centro Servizi Didattici della provincia di Torino, che sono più provincia, la città metropolitana, e quindi... diciamo, è anche inserito, non è un corso a sé, è inserito nei circuiti dei corsi, almeno locali. Senti, qui ci sono i programmi che potrete poi vedere. Oh, e veniamo, quindi queste diciamo, sono le grandi attività per le scuole che abbiamo fatto. Attività per il pubblico, quindi l'altra categoria. Allora, abbiamo le osservazioni guidate sul territorio, con i telescopi portatili. Di nuovo, è una cosa che si faceva già, però col fatto della pandemia... Ci ha un po' bloccati. Eravamo partiti nel 2019, vedete, numero di interventi 22, che poi si sono drasticamente ridotti nel 2020 perché non c'era più nessuna manifestazione. La politica non era di fare noi, di organizzare noi un evento, che diventa una cosa piuttosto onerosa, ma l'idea era andiamo laddove degli eventi vengono fatti e che hanno possibilmente anche un tema astronomico. Uno per tutti è Calici di Stelle, che è una cosa che c'è d'estate, un po' dappertutto lo fa legato ai vini, no? Lo si fa in tutta Italia, è una manifestazione che ha anche una certa pubblicità, perché capite che l'obiettivo è anche un po' di avere pubblicità attraverso queste attività, non solo farle per farle. Abbiamo un duplice risultato, che è quello di far conoscere l'astronomia, ma anche di farci conoscere, no? Farci pubblicità. E, dicevo, Calici di Stelle è una per tutti che si svolge in periodo estivo, ma non solo. E, ovviamente col 2020 molti... quasi nulla si è fatto nelle manifestazioni, pian pianino vedete si sta riprendendo. Niente, anche qui troverete, qui niente, banalmente sono delle osservazioni al telescopio, per lo più notturne, ne abbiamo fatte anche alcune diurne, siamo andati, cioè l'idea era di strutturarla questa cosa, avevo avuto in mente, l'ho trovata anche sul sito, di dare due connotazioni, no, per non chiamarle solo delle osservazioni fatte così sporadicamente, una era stelle dai castelli, perché in molte di queste manifestazioni si svolgono in castelli o in palazzi, cioè pensate, la Torre di Barbaresco, siamo stati al castello di Barolo, Falletti di Barolo, siamo stati a Cannelli sulla Rocca, quindi l'idea era un po' quella lì, avevo già anche coinvolto un certo numero di altri castelli storici piemontesi, poi col Covid, insomma, non si è più riuscito a fare nulla. L'altra cosa che avevamo lanciato, ma che non è mai partita, anche per lo stesso motivo, era un'iniziativa che ho chiamato Fratello Sole, Sorella Luna, e che prevedeva l'osservazione dei sagrati delle chiese,
all'uscita da Messa. Quindi fratello Sole e sorella Luna ha la, diciamo, il legame con Francesco d'Assisi, no? Ed estate, all'uscita da Messa, la Messa del sabato, c'è il sole, per cui si poteva guardare il sole, ed inverno invece c'è la Luna, quando c'è la Luna, ovviamente, bisogna scegliere i momenti giusti, e si poteva guardare la Luna. Avevo fatto anche qualche attività pilota, non so se eri venuto anche tu, forse a Pino, alla parrocchia di Pino, siamo stati 2 o 3 volte alla Santissima Annunziata, un'iniziativa che è piaciuta molto, perché poi alla Messa del sabato ci sono anche molte famiglie, molti bambini, e quindi poi purtroppo è una cosa che non è riuscita a decollare, l'abbiamo un po' messa da parte, e vedremo in futuro se può essere. Quindi erano un po' queste due, se volete, due categorie per dare. Quindi anche qui troverete gli interventi quando sono stati fatti sulla relazione. Qua vedete un po' anche un po' di materiale fotografico, adesso mi metterete a ridere, qua c'è Carlo. Okay. Ok, questa è una cosa. Poi l'altra cosa, ovviamente, l'altro, partecipazione a eventi di divulgazione di carattere nazionale o anche internazionale, quindi qui rientrano anche tutti gli eventi, diciamo, fatti a livello di INAF nazionale, quindi non facciamo solo noi, cioè anche le altre sedi fanno attività tipo quelle che vi ho fatto vedere adesso, però ognuno le fa, diciamo, in autonomia, mentre queste qui sono spesso e volentieri manifestazioni e attività che sono fatte di concerto tra tutte le sedi o quelle che desiderano partecipare. Noi tendenzialmente abbiamo cercato di partecipare a tutti gli, è difficile perché sono tanti, però a tutti gli eventi proposti laddove c'era la possibilità, proposti dalla didattica di divulgazione nazionale. Uno di questi sicuramente è la notte dei ricercatori, che è diventata notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, si fa da tanto tempo, noi abbiamo una presenza molto ben affermata e stabile, quindi abbiamo proseguito questa cosa qua. Qui vedete le edizioni del 18, del 19, del 2020, 21 e 22. Quella del 2020 si è tenuta online, sempre a causa del solito motivo. Nel 2018 abbiamo fatto un evento al nostro planetario, qui, con spettacoli e col coinvolgimento dei nostri ricercatori. Nel 2019 abbiamo osato un po' di più ed è stato un momento abbastanza impegnativo. L'idea è stata di portare le persone, siccome la notte dei ricercatori, il planetario è bellissimo, però oltre a quello abbiamo aggiunto in sede, abbiamo portato il pubblico negli uffici dei ricercatori. Questo è stato abbastanza un challenge, diciamo così, è stato impegnativo, però è stato un grandissimo successo. Noi abbiamo avuto una quantità enorme di visitatori e avevamo un nutrito programma, e ho solo segnato alcuni dei commenti dei partecipanti che è stata molto apprezzata, anche se la serata non era proprio bellissima. Noi avevamo nel contempo, per non perdere, diciamo, quello che facciamo tradizionalmente in Torino, avevamo 2 postazioni di telescopi a Torino, al Mastio della Cittadella, bellissima posizione, e al Museo Egizio, c'erano 2 squadre, una con, c'eri tu Massimo, giusto? Dove sei Massimo? C'eri tu con chi eri, con Alberto? Eravate voi due al... Tu eri al Mastio, giusto? Non mi ricordo più chi c'era, forse Pettiti, c'era Giuseppe. Invece Carlo era con... non so più con chi, al Museo Egizio, una postazione del Museo Egizio. Quindi abbiamo mantenuto la nostra presenza, la visibilità a Torino, però abbiamo concentrato le risorse qui. Per l'osservazione qui c'erano i telescopi, poi siccome sapevamo che ci sarebbe stato un grande afflusso, perché la pubblicità è stata tanta, ci eravamo incanalati, diciamo, nei giusti canali pubblicitari, abbiamo avuto la collaborazione di Celestia Taurinorum e anche di studenti delle scuole superiori che hanno portato i loro telescopi, hanno permesso così anche alla gente, che era in gran numero, perché non sarebbe bastato il semplice, il Morais era in avaria, non sarebbe bastato lo Zeiss per gestire tutto il flusso. Quindi in questo modo qua, con i telescopi portatili, siamo riusciti a gestire abbastanza bene. Avevamo organizzato addirittura una navetta, perché non era possibile utilizzare la navetta del planetario, che non ci hanno dato l'autorizzazione, abbiamo utilizzato una navetta che partiva dalla piazza di Pino per portare il pubblico qui. Qui c'è tutto il programma, insomma, avevamo preparato. E la cosa bella anche è che è la notte dei ricercatori, ma c'è stato un coinvolgimento di tutto il personale dell'osservatorio, no? Perché ovviamente c'erano tutte le attività di logistica, di gestione degli arrivi, di smistamento nei vari uffici, quindi è stata una bella esperienza anche dal punto di vista professionale, umano, dei colleghi. Qui vedete, ho messo alcune foto che avevo fatto, qui sono nell'ufficio di Ricchi, qui eravamo in biblioteca,
e vabbè, insomma, questa invece è la postazione, la nostra, qui vedete Carlo, la nostra postazione al Museo Egizio. Qui sono alcune foto di backstage, no, dove si vede l'allestimento. E vabbè, qui siamo finiti spesso sui giornali, anche sulla stampa nazionale, io qui non ho messo tutto, però in questo caso l'ho messo, un articolo del Corriere di Chieri, perché racconta un po' qual era lo svolgimento della serata. Avevamo organizzato anche i parcheggi, quindi c'era un'informazione capillare ai partecipanti. Poi nel 2020 c'è stato questo disastro del Covid, quindi sono state fatte delle iniziative online, che vedete qui. 2021-2022 siamo tornati a Torino, nel 2021 al Parco del Valentino, con un'attività, più, non potendolo fare qui in osservatorio, con un'attività più tradizionale, il nostro stand che avevamo sempre avuto nelle notti dei ricercatori, anche in Piazza Castello si facevano prima, e in Piazza Vittorio a Torino, e appunto l'anno scorso è stata fatta al Castello Valentino, davanti sulla piazza, per chi è venuto, la piazza che c'è davanti, la piazza interna del castello, con le nostre solite attività, conferenze, laboratori, osservazioni del cielo, del sole, finché c'è il sole, perché si chiama notte, ma in realtà comincia dal pomeriggio, quindi osservazioni del sole, osservazioni del, che è un po' la nostra caratteristica, no? Nostra cosa costitutiva, perché conferenze le fanno un po' tutti, ma i telescopi sono la cosa che attira. E poi nel 22, diciamo, analoga, ecco, con argomenti diversi, con partecipanti un po' diversi, ma sempre analogo. Questo è l'orto botanico, invece. È piovuto tutto il tempo, è stato un disastro. Però, vabbè, insomma, persone ne sono passate tante. Altre cose che mi sembrava meritevole segnalare, nel 2019, quindi prima della pandemia, in occasione di M'illumino di meno, che è questa evento-manifestazione promossa da Rai Radio 2 Caterpillar, che però ha già avuto l'endorsement del Parlamento, del Governo, quindi è una cosa abbastanza nota a livello nazionale, abbiamo fatto un'attività molto bella, una giornata il 1 marzo, coinvolgendo le scuole di Pino, un evento chiamato Spegniamo le luci, accendiamo il cielo, quindi abbiamo coinvolto l'Istituto Scolastico Comprensivo di Pino, il Comune di Pino Torinese, il Museo, l'Associazione Infinito, e si è tenuto presso il nostro planetario qui di fianco, ha avuto il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, e è stato anche qui molto partecipato, molto bello, vi potete poi vedere, per chi non c'era, le cose che abbiamo fatto. Altra attività è Pint of Science, non so se conoscete cos'è, è una cosa che nasce da un po' in America, se non sbaglio, no, in Inghilterra. In Inghilterra la birra, sì. E che ha preso piede anche in Italia, sostanzialmente si va in birreria e si fanno 3 serate in cui si parla di scienza, fondamentalmente, quindi tra la scienza c'è anche la fisica, e nella fisica c'è anche l'astronomia, l'astrofisica, e quindi l'INAF in questa attività, l'INAF nazionale, voglio dire, sponsorizza vuol dire che mette un tot di soldi, e quindi ogni sede ha, diciamo, diritto a avere un rappresentante che va a fare una conferenza, no, tra le varie conferenze, quindi nel 2019 qui per esempio vedete avevamo proposto alcune diverse conferenze, hanno scelto questa conferenza di Alessandro Bemporad. Poi 20 e 21 non si è fatto. Nel 22, Chiosso, che è la professoressa dell'università che segue questa cosa, si è un po' dimenticata di dircelo, per cui l'INAF mette i soldi, ma poi mette, ah, no, ma c'era il professor Camera che ha associato INAF, che dico, va benissimo, però se volete che sia INAF dovete dircelo. No? Quindi, e quest'anno vedremo, nel 2023. Tra l'altro siamo lo stesso andati la sera in cui c'era il professor Camera, come era che si dica, che ha parlato di cosmologia, e a parlare dell'osservatorio. Se volete presentare l'osservatorio, c'è un bel video che ha fatto Davide Quero Borga di presentazione dell'INAF. Abbiamo l'accordo a livello nazionale era che si proiettasse questo video, quindi abbiamo, diciamo, onorato la nostra presenza a Pint of Science anche da quando è ripreso. Un evento che non potevamo mancare, il transit di Mercurio dell'11 novembre 2019 sul disco del Sole. Questo abbiamo fatto un evento organizzato da noi ed è stato molto impegnativo, quindi l'evento è stato fatto come al solito, diciamo, quando possibile, sulle due posizioni, sulle due luoghi, cioè la sede qui di Pino Torinese, dove abbiamo invitato le scuole di Pino. Purtroppo ha fatto brutto, per cui abbiamo fatto esperimenti, fatto vedere come... Siccome qui abbiamo il gruppo che fa pianeti extrasolari, abbiamo fatto vedere l'eclisse. Di fatto Mercurio è un'eclisse, no? Quindi se ci fosse...
qualche scienziato che fa pianeti extrasolari altrove potrebbe magari, ma Mercurio è un po' piccolo, però diciamo in teoria, non è di principio, potrebbe scoprire l'esistenza di Mercurio attraverso l'eclisse, no? Quindi abbiamo unito queste due cose, il Sole, transito di Mercurio, quindi astronomia, ricerca dei pianeti extrasolari. Quindi abbiamo preparato dei pannelli che sono ancora disponibili, che non abbiamo più usato. Alcuni erano specifici per la cosa di Mercurio, per cui non si possono più usare, però abbiamo cercato di farli più generali possibili perché potessero essere utilizzati anche, diciamo, successivamente. E l'altra postazione era in Piazza Castello a Torino, è stato un pasticcio perché ho dovuto chiedere l'autorizzazione, un disastro, ho dovuto fare il rendering 3D di come sarebbe venuta la nostra postazione, no? Mi sono dovuto inventare, però è stato divertente. E purtroppo non ha fatto molto bello, per cui non c'è stato tantissimo pubblico, però anche questo era inserito, ecco, questo era inserito nel Light in Astronomy, che è un'altra attività dell'INAF di cui vi parlerò. Nella tecnologia abbiamo già parlato, abbiamo fatto dei laboratori nelle scuole in collaborazione con Centro Scienza e con il Politecnico di Torino. Un'altra collaborazione che è abbastanza assodata, che c'era già prima, è quella con Centro Scienza, che fa parecchie attività. Oltre alle settimane a scuola di cui abbiamo parlato prima, fa le settimane della scienza, quindi è un canale di pubblicizzazione dei nostri eventi, no? Delle nostre cose. E fa Mirafiorescenza, quindi qui avete anche qui un elenco delle attività che sono state fatte, anche qui poi non è che le cose siano molto diverse, si fanno conferenze, si fanno incontri con gli astronomi, l'osservazione dei telescopi che non può mai mancare quando possibile, cose di questo genere. Siamo stati allo spazio WOW di Via Onorato Vigliani, anche lì di nuovo con delle scuole, a fare dei laboratori, eccetera. Quindi cerchiamo, la cosa che riteniamo importante, cerchiamo di esserci laddove ci sono degli eventi rilevanti, no? Cinquantesimo allunaggio, non ho avuto tempo di scrivere, però abbiamo fatto un'attività con la RAI in Via Verdi a Torino, facevano una proiezione dell'allunaggio, no? Con la telecronaca di Tito Stagno, eccetera, e abbiamo abbinato a questo delle osservazioni della Luna proprio da davanti la sede del museo RAI in Via Verdi a Torino. Il progetto Touch Sky è un progetto finanziato dal PRININAF Divulgazione, di cui anche l'osservatorio fa parte, è partner di questo progetto che coinvolge diverse sedi INAF, non tutte, alcune. Il partner, leader partner è l'osservatorio di Arcetri con Antonella Gasperini. L'idea è di promuovere, recuperare e promuovere alcuni atlanti stellari storici, antichi, diciamo, e per questo è stata fatta una mostra, e accanto a questa mostra, quindi alcuni sono anche proprio degli atlanti stellari provengono dal nostro osservatorio, di quelli presentati, e accanto a questo una iniziativa di attività con i ragazzi in collaborazione con Save the Children, quindi noi abbiamo contatto si chiamano Punti Luce, col punto luce qua di Torino di Save the Children, e ci sarà il secondo incontro proprio questo pomeriggio con dei laboratori che sono organizzati in collaborazione con Federico Di Giacomo dell'Osservatorio di Padova. Light in Astronomy, questa iniziativa dell'INAF che dal 2015 che c'è, una settimana dedicata alla luce in astronomia, anche questa è stata interrotta per il Covid, noi abbiamo partecipato tradizionalmente nel 2019, 2018, ancora prima, con una... Mi devi poi raccontare bene cosa avete fatto lì nel 2018, che l'avevi ancora seguito tu, no? Il corso di formazione per docenti avevate fatto qua già. 2019 abbiamo fatto un'attività legata al transito di Mercurio, di cui vi ho parlato prima, e nel 2020 la proiezione di questo film, La luce della notte, che è un docufilm che è stato realizzato in gran parte qui all'osservatorio da parte di un regista originario di Castelmauro, in provincia di Campobasso, che è la paese natale, dice che c'entra, è il paese natale di padre Angelo Boccardi, che è il fondatore della sede del nostro osservatorio qui a Pino. Quindi lui ha fatto un documentario sulla vita di questo padre Angelo Boccardi, ovviamente gran parte del filmato è stato girato qui in osservatorio, e quindi abbiamo lavorato parecchio anche qui. Molti voi dell'osservatorio avete collaborato a questa cosa. L'abbiamo proiettato qui a Pino Torinese, all'auditorium, e poi altra collaborazione al Museo del Cinema a Torino. Abbiamo il Museo del Cinema qua, che ha la sua sala, lo sapete, il Cinema Massimo 3, e quindi abbiamo stata proiettata lì, in anteprima qui a Torino. Questo film è disponibile? Non credo di averlo, perché l'ho cercato, pensavo di averlo, l'ho cercato, non ce l'ho, lo dobbiamo chiedere al regista. Che ce l'ho male. Ecco, non è possibile, diciamo,
possiamo utilizzare. Io avevo chiesto che ce lo dessero per poter utilizzare, proiettarlo noi quando ci, quando vogliamo, cioè, come minimo, no? Però ero convinto di averlo, ce l'avevo a un certo punto, non so se per errore l'ho cancellato o magari era sul disco esterno. No, perché non siamo gli unici, noi siamo, diciamo, abbiamo collaborato, ma non ne abbiamo i diritti. L'accordo, il gentleman agreement, non c'è nessun problema perché è una persona squisita col regista e se dice ce lo dai, che se abbiamo un evento in... sì, lo facciamo vedere, esatto, esatto. Questa è una delle cose che mi sono segnato che devo fare nel fare, nel fare tutto questo recap. Ho detto dov'è, perché volevo far vedere un pezzo, anzi quasi quasi voi l'avete visto? No, sì. Io... tu no, magari dopo, perché c'è un piccolo un servizio su TGR Molise ovviamente, in cui si vedono dei ovviamente loro non hanno fatto vedere. Sì, 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 quello l'abbiamo, no, quello l'abbiamo postato su Facebook, si può mettere anche sul sito. Se forse sul sito l'abbiamo messo. Se non ce l'ho, metterlo magari proprio come... Sì, sì, esatto. Sì. Cioè, va bene. Storico, tipo qui, parte ok, è mezzogiorno, è mezzogiorno, quindi andiamo un po' veloci. Visite in osservatorio, vabbè, insomma, sono ferme. Qui avete, insomma, visite in osservatorio si fanno da tempo, non sto a raccontarvi che c'erano le visite, lo sapete benissimo, c'è una tabella con... È un peccato perché... Pensate che da quando hanno riaperto, diciamo da quando si è cominciato a riaprire, no, Riaperto Planetario, dal 2021, quindi sono, continuano a arrivare richieste di poter accedere all'osservatorio. Noi non possiamo soddisfare queste richieste perché ancora non è possibile. E, la previsione? La previsione, chiedo al direttore. La previsione si va? Avevo scritto che si apriva gennaio. Finisco solo perché sennò finisce a pesce, poi dopo. Un'altra cosa che purtroppo è stata bloccata dalla pandemia, che però secondo me ve la volevo citare perché è una cosa innovativa, è la visita a spettacolo, cioè con una compagnia che si chiama il Piccolo Teatro d'Arte qua di Torino, era stato scritto uno spettacolo in occasione dei 50 anni dell'Allunaggio e l'avevamo adattato, l'abbiamo adattato per una visita qui. Quindi una visita a spettacolo in cui si parla dell'osservatorio, si racconta della Luna e si fa vedere la Luna al telescopio, fatta in diversi posti, fatta qui, fatta al Morais, con diverse scene che hanno luogo con attori dal vivo in diversi posti. Abbiamo fatto una rappresentazione pilota il 12 ottobre 2019, l'idea era di riprenderla in primavera col tempo non troppo gelido perché si faceva anche all'esterno, e è arrivata la pandemia, finito. Speriamo di c'è la proposta di riprendere nel 2023, ho fatto la proposta al direttore, vediamo se si riesce, sono alcune cose da sistemare, però Matteo Rago era abbastanza possibilista sul fatto di poterlo fare da un punto di vista degli spazi, diciamo. Questa era la locandina, insomma. È molto bello, le persone che sono venute erano... Progetto Parco del Cielo, non sto a parlarvene, però diciamo sostanzialmente riguarda un po' il riallestimento della cupola del Morais, che è ormai obsoleta, la parte sotto dove c'era il museo adesso è praticamente quasi un magazzino, e questo non è stato possibile ancora metterlo a posto perché ci sono dei lavori di edilizia. Io avevo anche comprato già del materiale divulgativo, dei pannelli, però non è possibile installarli. C'è un sacco di idee. Qui avete un elenco delle collaborazioni, vedete, abbiamo cercato di instaurare. Ecco, una cosa tra le collaborazioni, diciamo, l'unica che forse merita in questa sede segnalare, non che le altre non meritino, ma diciamo, è il fatto che siamo riusciti, anche grazie all'impegno del direttore, a entrare nel Sistema Scienza Piemonte. Non so se sapete cos'è, però il Sistema Scienza Piemonte di fatto è un coordinamento di tutti gli enti, gli istituti che si occupano di scienze in Piemonte, guidato dalla Compagnia di San Paolo, non che ci diano dei soldi, però diciamo attraverso questo canale noi riusciamo a pubblicizzare di nuovo la nostra presenza, la nostra a notte di ricercatori, per dire lo facciamo sotto il cappello di Scienza, Sistema Scienza Piemonte. Cos'altro vi posso dire? Vabbè, tante cose, qui ve ne potrebbe parlare Alberto Cora, abbiamo sostenuto tramite Alberto soprattutto l'istituzione di una zona protetta in Valgrana, ha ottenuto una certificazione dall'UNESCO. Cioè, ma vabbè, insomma, è una cosa che abbiamo, fa parte dell'attività che abbiamo fatto, sei speso e ci abbiamo impiegato del tempo, no? Abbiamo scritto i documenti, fatto delle cose, insomma, tu in prima persona, gli ho anche dato una piccola mano. L'astronomia è un progetto che abbiamo cominciato da, questo è il terzo anno, con l'Istituto Comprensivo di Pino, con le scuole medie, elementari e materne. Io sono andato a scuola e gli ho detto, vabbè, anche perché ho i figli che vanno lì, quindi diciamo c'è stata questa motivazione, quella, però
mi sono fatto un ragionamento e ho detto, scusate, Scuola di Pino, voi siete una delle 12 città, paesi d'Italia dove c'è una sede dell'Istituto Nazionale dell'Astrofisica, cioè vuol dire, siete qua siamo il paese delle stelle, vogliamo fare un'attività di astronomia, no? E questa è stata molto ben accolta, il Comune ha finanziato questa attività, non tanto a noi che andiamo gratuitamente, anche perché non possiamo prendere dei soldi, adesso per questo ve lo spiego. Il Comune ha finanziato diciamo l'acquisto di libri, di materiale, di magliette, di qualcosa che quest'anno probabilmente compreremo degli astrolabi, e abbiamo fatto anche qui un intervento di quelli che ormai siamo capaci a fare nelle scuole per parlare di astronomia ai nostri concittadini di Pino. Progetto Giovanni Boccardi Astronomo, ve l'ho detto, l'ingresso del sistema Scienza Piemonte, ve l'ho detto, c'è stato un finanziamento a parte della direzione che ha permesso un adeguamento del materiale in dotazione, segnalo in particolare l'acquisto di una TV, che ormai quella che avevamo, una sarà scassata, l'altra obsoleta, TV che portiamo per esempio agli stand, che è utile per le conferenze. Una cosa che chiedeva Alessandro, che effettivamente è come si dice, una cassa con un microfono per non doversi sgolare, perdere la voce, tutte le volte si fa una conferenza un po' minimo all'aperto, e poi l'aggiornamento dei telescopi che al momento vengono mossi a mano, noi siamo capaci per carità, non c'è problema, però è tanto comodo avere il motore orario che lo metti lì. C'è un telescopio nuovo, quindi questo ve lo cito solo en passant, è normale che diciamo ci sia un aggiornamento della strumentazione. Non vi ho parlato, ma lo metterò nella relazione, di una mostra che abbiamo fatto sul ritrovamento della meteorite Cavezzo, in cui abbiamo evidenziato anche il ruolo dell'Osservatorio di Torino, quindi per questo fa parte anche della didattica di divulgazione, è stato fatto sotto il cappello della didattica di divulgazione, che l'Osservatorio di Torino coordina la rete Prisma, che è stata la principale artefice del ritrovamento. Questa mostra ha già girato un po'. Siamo stati a Barci, sarà l'unica mostra italiana di meteoriti, mostra del mercato di meteoriti, siamo stati a Rusa San Giovanni, siamo stati ai due Euro Mineral Show più importanti d'Italia che si tengono alternativamente a Torino in ottobre e a Bologna con l'esposizione della meteorite vera, dei pannelli, e un documentario sul ritrovamento della meteorite Cavezzo. C'è il sito web che è stato aggiornato anche nelle notizie che riguardano la didattica e divulgazione e nella sezione statica della didattica e divulgazione, una pagina Facebook su cui pubblichiamo gli eventi e gli aggiornamenti e che è collegata alla pagina Facebook di Media INAF, no? e degli altri istituti ovviamente, e che regolarmente viene richiamata tutte le volte che c'è una notizia, no? Hanno trovato qualche giorno fa i due pianeti extrasolari, diciamo Earth-like, nella notizia che viene messa su Facebook è richiamato il sito Facebook, la pagina Facebook dell'osservatorio, quindi c'è diciamo ormai una mutualità di questo. Io ho anche chiesto ai coordinatori locali, ma senza troppo successo, se poteva essere interessante potenziare questa pagina per promuovere le attività di ricerca dell'osservatorio, no? So che, non so, per esempio CTA, Solar Orbiter avranno la loro pagina, immagino, Facebook o qualcosa di questo genere, Gaia, non lo so, però non c'è stato molto, molto ritorno su questo. Quindi però era una cosa che io offrivo come possibilità. Pensateci, se pensate che possa essere utile, secondo me è di nuovo uno strumento utile, anzi bisognerebbe avere anche la pagina Instagram e tutto qua, solo che ci vuole tempo, come diceva un mio amico. La segui tu Facebook? Sì, per il momento sì. Allora, quindi vi ringrazio per questa attenzione che avete avuto, vi rubo ancora 2 minuti solo per dire che nel concludere questa carrellata io volevo chiarire che ho sempre tenuto come punto di riferimento gli articoli dello statuto INAF che riguardano la didattica e divulgazione, che sono un po' la nostra Costituzione, la nostra Bibbia, a quelli ci dobbiamo attenere. Voglio ringraziare di vero cuore, veramente sinceramente, tutti i colleghi che in un modo o nell'altro, più o meno, hanno voluto, potuto dare un po' del loro tempo, con cui abbiamo condiviso questo periodo, questo cammino insieme. È stato veramente divertente, mi è piaciuto fare un lavoro che piace, è una cosa bellissima. Non sono riuscito a dedicare magari il tempo che avrei voluto. E poi,
se mi permettete, io ho messo qui una cosa che a voi non dirà nulla, ma che per me è carissima, cioè il giudizio del direttore che vi presenta, dice: caro Daniele, ti ringrazio per l'eccellente servizio reso in questi anni alla didattica e divulgazione. Perché il direttore, voi lo conoscete sicuramente meglio di me, sapete benissimo che è molto parco nel dare, nel fornire, dispensare apprezzamenti, no? Anche solo. Quindi ricevere un apprezzamento di questo genere per me ha un grandissimo valore ed è forse la cosa che più mi ha dato soddisfazione, diciamo, nel concludere questa relazione. Dal direttore sono venute aiuto e anche critiche molto costruttive che ci hanno permesso di è stato, diciamo, sovente punzecchiante nel dire, no, quindi è stato di sprone per migliorare sicuramente l'attività, quindi un grande aiuto ci è venuto in questo senso, per migliorare l'attività e anche per, diciamo, tenere vivo quel senso di autocritica che io ho sempre avuto, ma che non è mai male avere quando fai delle cose, no? Devi sempre anche valutare quello che è. Quindi, diciamo, io credo che in questa attività di questi 4 anni siamo abbastanza riusciti a mantenere e anche a incrementare la visibilità dell'osservatorio, la presenza dell'osservatorio, e nella divulgazione dell'astronomia a livello ovviamente territoriale e in generale, diciamo, portare la conoscenza sia dell'osservatorio ma in particolare dell'astronomia, di questa bellissima scienza che ci appassiona a tutti, presso i nostri concittadini italiani, come il ruolo dell'INAF deve essere, ecco. E quindi con questo, ah no, ecco, l'ultima cosa che voglio dire, ma è una battuta, io sono riuscito in questa attività qua anche a stimolare e far lavorare una persona che mi ha molto aiutato, forse tra tutti è quello che mi ha aiutato di più, che è il collega Carlo Benna, che si è speso moltissimo in questa attività di divulgazione e che voglio ringraziare personalmente. Sono riuscito a farlo lavorare bene, diciamo, detto come battuta, ovviamente non aveva bisogno di me per lavorare, però. E boh, io avrei finito se avete delle domande, se no passiamo al panettone. Alberto. Non è una domanda, ti sei dimenticato i due punti in cui ecco, benissimo. Uno, c'è il piemontesi, che questo convegno che si fa al Monte, è un punto di bravissimo. Vieni a dirlo qua perché non ti sento. Vieni. In realtà non è che me lo sono dimenticato, è che non ce l'ho fatta inserirlo e non l'ho citato, però vieni, vieni, prego. Grazie. Tra le varie attività in questi anni c'è ancora stato il Piemontesi, che è un convegno di una giornata che è un punto di incontro tra professionisti e appassionati, in cui per esempio ci sono state delle collaborazioni con Prisma, sono attivate da lì, e altri punti in cui per esempio l'osservazione degli asteroidi, in cui c'è anche coinvolto... Fammi avere, ma non solo per le edizioni di quest'anno, fammi avere anche per le edizioni passate, il programma, queste cose, poi li scegliamo nella relazione. E l'altra cosa è che ti sei dimenticato, in cui sei sempre coinvolto, ricordatelo. Ma io non voglio, se no sembra che faccio tutto io, no? Che è la masterclass di astronomia e astrofisica, giusto, che è un'altra iniziativa che fa parte del piano lauree scientifiche che si fa con l'università. Secondo me è anche molto importante, anche quello, c'è di Piemontesi, sì, assolutamente, perché questa attività di collaborazione tra astrofili e professionisti è adesso in auge nell'International Astronomical Union, in cui stanno spingendo quella cosa lì. È da un paio d'anni che loro spingono e noi oramai 10 anni che lo facciamo. Cioè, se mi fai avere i programmi, in breve descrizione, i programmi dei vari anni, dal 2018 in avanti, e per la masterclass anche, sai, adesso, masterclass era una cosa che si faceva, poi era stata bloccata in collaborazione con fisica, masterclass in astronomia astrofisica. C'è anche la collaborazione. Sì, fatemi avere, io sicuramente sapevo di aver dimenticato delle cose, di non averle messe, adesso queste qui non le avevo dimenticate, la masterclass sì l'avevo dimenticata, c'è il Piemontesi, non avevo avuto il tempo di inserirlo per questi problemi. C'è una domanda? Di Aldo. La domanda è di Aldo. Ma noi sentiamo, Aldo? Ciao, ora mi senti? Mi sa di no, perché prima mi senti? Ma sai che non sentiamo, però aspetta. Adesso che sentiamo? Non senti. Dario, abbi pazienza, vieni qua, cosa succede? Tu che conosci il PC. Allora, mi è morto il PC ieri sera, quindi sono un PC che non conosco. Aldo? Sì? Mi sentite? Adesso mi sento anche di qua. Ah, si sente anche di qua, si sente. Ok, posso allora? Prego, vieni avanti. Ok, no, mi
prima una battuta sulla, sull'estensione geografica dei nostri così, interventi nelle scuole. Ti posso dire che siamo arrivati fino in Sicilia, perché l'anno scorso, due anni fa, ho fatto credo tre incontri con due scuole medie e un istituto di scuola superiore a Catania. Quindi io questo non sono dimenticato. No, ma te le devo dire io, magari non ci penso che ti devo mandare queste info, quindi poi un giorno mi metto e faccio e ti mando tutte queste. Devi farlo entro il 31/12, perché poi io chiudo il documento. Entro il 31, va bene, ci provo, sì, ci provo. Ti ringrazio. Figurati. E sì, poi niente, com'è? Sì, prego. Prego, prego. No, 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 un'altra cosa che poi appunto ci sono, non so, per esempio quest'anno, credo anche altri colleghi, non so, penso sicuramente Bemporad, credo anche Claudio Zanni, comunque c'è questa scuola, oltre alla masterclass di astronomia e astrofisica che diceva, di cui parlava Alberto, c'è anche il campus di astronomia e astrofisica per i ragazzi delle scuole superiori, organizzato da, per esempio, l'Istituto Lagrange. E lì i ragazzi vengono, si fa l'Open 11 in Corso Venezia a Torino, vengono praticamente da tutto il nord Italia e lì vale come fanno tre giorni di lezioni, non so, quest'anno hanno invitato me, ma so che gli anni scorsi hanno invitato altri di noi. No, è una bellissima possibilità di incontro, i ragazzi stanno lì due giorni, mangiano lì, dormono lì, fanno laboratori di astrofisica, seguono sei ore di corsi, quindi anche questa è una bella setup. Per me è una bellissima opportunità di incontro con i ragazzi, e ai ragazzi vale come alternanza scuola-lavoro, quindi gli vale un tot di ore, non credo una ventina di alternanza scuola-lavoro. Basta, ho finito, scusa. Va bene, grazie mille. Carlo Benna, vai. Daniele, buongiorno a tutti. Niente, volevo solo fare un complimento a te perché è stato, scusate, mi stavi facendo un segnale, ok, no, va bene. È stato tutto molto esaustivo e ben detto, insomma, grazie anche per gli apprezzamenti. Volevo dire una cosa proprio quella che ha anticipato Aldo, volevo dire che quest'anno per Catinat è stata fatta una di queste scuole, sempre della scuola Lagrange, impostata su più di 60 ragazzi da tutta Italia, dove si è dedicato completamente alle osservazioni notturne del cielo, cioè tutto con Luca Zangrilli, che adesso non è presente, che insomma sono attività molto importanti perché tutti questi sono messi in contatti con queste ragazze, uno vuole fare l'astronauta nella vita, fa solo quello, l'obiettivo in terza liceo vuole diventare astronauta, insomma dà soddisfazione molto, insomma anche magari inseriamole. L'altra cosa è un ringraziamento breve sia a Bruno che a Giuseppe Minichino, perché è accaduto due edizioni fa notte dei ricercatori che Walter Ferreri non è riuscito a arrivare, per cui io mi sono trovato a mezzanotte con due postazioni e nessuno che poteva operare. Beh, sono stati Bruno da una parte e Giuseppe Minichino dall'altra a tenere i telescopi puntati con una quota di pubblico che erano 30-40 persone per telescopio. Io facevo la spola tra l'uno e l'altro spiegando che loro non erano dei professionisti ma avevano ruoli differenti e quindi le persone avevano capito. E comunque dovete vedere sia Bruno che Giuseppe che dicevano quel che dicevo io prima e la ripetevano anche quando non ero presente. Quindi è un grande, sono dei grandi eventi da molta soddisfazione, quindi niente, volevo solo ringraziare anche loro e tutti voi. Ciao. Grazie. Voi avete scelto la modalità a distanza, ma il panettone a distanza vi attaccate. Pazienza, ce n'ho un pezzo a casa e lo mangio con voi. Bene, io sarei venuto, solo che devo andare giù a Torino a Save the Children e non potevo. Va bene. Alessandro. Volevo richiedere a te, Silvano, com'è la situazione delle osservazioni qui con il telescopio fissi? Volevo fare due minuti, ma se ci sono altre domande. Da parte del... Domande 1, domande 2... Domande 3. Se vai via con l'apprezzamento, scusa. Necessità. No, avete visto appunto che, come ho accennato all'inizio, nonostante la pandemia, la visibilità dell'osservatorio è stata buona, ottima, direi.
non credo di essere parco in apprezzamenti, semplicemente che c'è solo una certa quantità di apprezzamenti che devo fare a tante altre persone, no, a parte gli scherzi, nel senso che appunto incredibilmente c'è stata più visibilità dell'osservatorio all'esterno che all'interno, cioè all'interno anche tra di noi. Infatti questa è una tra di noi ricercatori. Questa è una cosa che si rilascia anche a quello che ha appena detto Carlo, nel senso che io auspicherei che a queste una maggiore interesse, coinvolgimento non sistematico come il coordinatore o persone che si dedicano a particolari aspetti tipo le ex Olimpiadi, ora concorsi, eccetera. Quindi veramente grazie ai soliti noti, ma mi piacerebbe veramente che ci fossero più noti. Quindi è veramente un sollecito a mettersi in gioco creando una coalizione di volenterosi intorno appunto a chi segue particolari aspetti e ci tengo veramente appunto con più o meno superamento del Covid, almeno degli aspetti più emergenziali, di riportare, come dico io, il cliente all'ovile, ovvero il pubblico in osservatorio, con tutte le problematiche dovute al fatto di aver tenuto per forza di cose fermi i telescopi per praticamente 2 anni. Quindi con i servizi generali, l'ufficio tecnico, Matteo per intenderci, e il RSPP, importante, stiamo cercando di mettere in sicurezza cose già fatte per esempio le OSPA, fatte edilizia. C'è stata una valutazione di stabilità del sobbalco del Morais che ha evidenziato la necessità di un rafforzamento, quindi chiaramente un conto è far accedere il pubblico in una struttura che non ha avuto una... in tutto questo c'è stata anche... Ci sono cose che appunto non si vedono, tipo appunto la vulnerabilità sismica, non solo delle cupole, ma ovviamente anche e soprattutto delle palazzine. Quindi, dicevo appunto, per esempio, il sobbalco del Morais, il fatto ora di avere un rapporto da parte un esperto che consiglia un rafforzamento rende più prudente l'utilizzo o l'afflusso di numero elevato che era prima di soldi del pubblico, per esempio, al Morais. C'è lo Zais, ma anche lo Zais, anche qui, solo qualche mese fa è caduta una finestra che per fortuna ha mancato una residenza di polizia. Quindi non c'è c'è una volontà, cioè c'è una volontà di riaprire, ma in sicurezza con l'accesso a te. Quindi ora cominceremo piano piano e per piano piano sostanzialmente a marzo, provando appunto inizialmente lo Zais, stiamo vedendo anche se il Morais, con visite diurne, tipo vedere di riprendere il giorno dell'astronomo per un giorno, e poi anche delle serate osservative appunto dell'osservatorio. E un'altra cosa, quindi uno, auspico un maggiore coinvolgimento di più persone, ripeto, capisco che tutti dobbiamo scrivere articoli eccetera, però una partecipazione per esempio al corso dei menziono cose non per semplicemente perché mi passo in mente, non perché ci siano delle preferenze
il corso per docenti, oppure per esempio appunto il giorno per l'astronomo, due appunto i servizi generali e la RSVP si stanno impegnando per rimettere in sicurezza e in funzione le cupole, TBD, se Zeiss o Reoski, Morais, per il problema che vi ho detto prima, non è chiaro in che modo. In più poi c'è ancora in avaria lo strumento causa Ghiri, che sembra, in questi due anni appunto c'è anche questo aspetto, in questi due anni dove non c'era presenza umana, la natura si è ripresa i suoi spazi. Un'altra cosa è il nostro planetario, di utilizzarlo come, ora stiamo vedendo un possibile modulo perché parlavo pochi giorni fa con il direttore di Padova, che loro vorrebbero appunto avere delle attività congiunte con il planetario comunale di Padova, che però è dall'altra parte della città dell'osservatorio, stiamo parlando di Padova, però già quello faceva creare una... però appunto, esatto, in più poi è comunale, quindi noi abbiamo 0 minuti a chilometro zero, letteralmente, il planetario, ed è nostro, il planetario Lake Moores, in gestione dall'associazione APTC. Una possibile, che appunto non è ancora definita nei dettagli, ma appunto c'è sempre stato molto interesse, per esempio, dal pubblico di combinare l'osservazione, vedere lo spettacolo di volare attraverso gli anelli di Saturno e poi vedere the real thing dal telescopio, quindi combinare lo spettacolo con con l'osservazione. Al tempo stesso, quindi, noi potremmo mettere a disposizione, oltre alle nostre visite specifiche, personale e attrezzature per le visite del pubblico di APTC. Di conserva noi potremmo utilizzare non solo, come già possiamo per convegni, per le stanze, le aree del planetario, ma anche proprio le attrezzature e il personale per le proiezioni per nostri eventi o idee. Quindi questa è, secondo me, è una, ripeto, eventi ortogonali a quelli che normalmente vengono sviluppati da APTC. Ci sono, senza inventarsi l'acqua calda, ci sono per esempio su EduINAP moltissime risorse di materiale didattico, ma secondo me lì c'è tutto un prendo solo un esempio per capire, cercare di spiegare che cosa, per esempio, appunto in concomitanza con l'eclisse parziale di ottobre, il planetario ha organizzato degli eventi, in particolare mi ha chiesto appunto di fare una presentazione su Solar Orbiter e con il tecnico Marboni che sa operare e programmare il proiettore. Gli ho detto dove trovare i parametri orbitali delle varie sonde solari che ha inserito, e quindi creare una cosa nuova con un contributo dell'osservatorio che è stato
know-how dell'osservatorio che potrebbe essere utilizzato per una nostra evento ad hoc, pubblicità, cioè dell'osservatorio, non di Artice. Queste sono idee ancora embrionali, per dire appunto che assolutamente la didattica e divulgazione è una terza missione molto importante. Ringrazio veramente di nuovo Daniele e tutti i suoi coordinati e le coalizioni di voti interosi che di volta in volta si sono create, spero si creeranno di nuovo per future attività e appunto soprattutto riportando il pubblico prossimo anno nell'osservatorio. Grazie. Sì. Domanda. L'idea è di renderli fruibili e agibili tutti e tre i telescopi e con quali priorità temporali? Durante le ospite l'idea è di renderlo poi agibile. Certo, ma lì i problemi sono di tipo edilizio e anche di strumentazione. Edilizio sono risolti, no? REOSC, scusa, Moraes? Ah, REOSC, sì, sì. Eh sì, dipende appunto la valutazione delle condizioni di funzionalità, per esempio del motorario, del REOSC, eccetera. Un'altra cosa appunto Quindi secondo te quali saranno quindi essere agibili in questi tre? Vabbè, lo ZEISS più o meno lo è. Sì, no, ma infatti questi due mesi sono appunto per, cioè gennaio e febbraio, per esplorare quanto è dal punto di vista dello strumento riutilizzabile, non per ovviamente osservazioni di tipo professionale, ma di dati. Questo appunto dipende, è stata una cosa discussa la settimana scorsa, sì. E quindi per questo ci sono questi due mesi di per i REOSC. Anche però per il per esempio ci sono cose banali, la cosa bellissima dei percorsi all'interno dell'osservatorio. Purtroppo le norme di sicurezza sono diventate molto molto stringenti, quindi per esempio bisogna tenere puliti i vialetti, devono essere ben illuminati, ma se sono ben illuminati non sono più illuminati meno, quindi cioè, se c'è la persona che si sloga la caviglia, che cosa succede? Ci sono tutti questi aspetti che appunto devono essere ripresi in considerazione. Ci puoi circolare la bozza così integriamo, a volte magari c'è anche la conferenza che viene fatta su invito di un'associazione. Che si voi mandatemi quello che avete, io poi circolerò la bozza al fine di un po' così, quindi sarete le cose che sapete, magari lo rileggete, mi dicono che hai sbagliato a scrivere, però non è in questo senso. Sì. Ok. Va bene, il panettone, il brindisi sarà virtuale per chi non è venuto. Ma mangeremo anche la prova, così. Sì, ti devo... Se Andrea potevi... magari predisponiamo fuori si può fermare la registrazione, quello che volete registrare.